Il Viareggio ottiene uno 0-0 sul campo della finale in Ligure, un terreno sintetico che in qualche modo ha penalizzato alla lunga le zebre, che sono riuscite anche a sfiorare il gol nel primo tempo con Di Paola, però nella finale sono stati graziati da una traversa colpita da il locale. Un Viareggio comunque che non ha ancora risolto i propri problemi economici, e questo alla lunga può pesare ed è un rammarico perché la squadra potrebbe perdere la concentrazione che invece l'ha portata finora ai vertici della classifica. Martedì, alla vigilia della partita di Coppa Italia di mercoledì pomeriggio con la Fezzanese sul neutro di Sarzana, se non ci saranno novità, chissà se i giocatori si alleneranno. A questo punto vogliono delle risposte certe da Fabrizio Tonelli, il patron della società bianconera. Ottiene invece una vittoria, la seconda, con la cura Pagliuca il Real Forte Querceta, che di fronte al pubblico amico è riuscita ad ottenere una vittoria con il Grosseto per 1-0 grazie al rigore trasformato da Ferretti nella fase finale della conclusione. Allontanato dalla panchina mister Pagliuca, espulso Fabio Biagini, sono 3 punti sicuramente importanti, altra boccata di ossigeno per la formazione del Fortedrame che ha dovuto fare almeno di Falchini, appiedato dal giudice per 3 giornate di squalifica per una espulsione rimediata ad agosto in un'amichevole con la Pistoiese.